amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi sezione tappeti erbosi, nuovo video, parliamo di sfeltratura del tappeto erboso. Già vi avevo anticipato nel video precedente della rieggiatura, sfeltratura, del perché farla a lame o a molle, quindi un argomento molto interessante e oggi lo andiamo a mettere in pratica. Numerosi sono i miei video sulla rieggiatura che trovate sul canale, veramente ne ho fatto tantissimi, mi piace ripeterlo anche per i nuovi iscritti, ma se volete guardateli pure perché non vi annoiano sicuramente, anzi andate ad approfondire questo argomento che è molto importante. Sfeltratura la facciamo se è necessario, molti di voi la fanno di consuetudine ogni anno, primavera, autunno, vanno a rieggiare il tappeto erboso anche se non ne ha bisogno. Sapete che la produzione di feltro, ad esempio su una festucca, poa, l'oietto, è molto bassa, quindi probabilmente quello che voi state andando a togliere è sì erba decomposta, neanche poi decomposta, ma precisamente falso feltro. Quindi sapete che c'è differenza tra vero feltro e falso feltro, trovate inoltre il video sul canale su come riconoscere il vero feltro. Oggi sono qua, dietro c'è il mio tappeto erboso di festucca e poa, l'unica parte rimasta ombreggiata perché sapete che la bermuda in ombra non tiene bene, e oggi vado ad arieggiarlo perché vado a sfeltrarlo, in realtà, perché non ha, innanzitutto non ci sono danni, se lo andiamo a vedere non c'è nessun danno perché è irrigato benissimo, non si è seccato, non ha preso malattie, il prato sta benissimo, l'unica cosa sono i cedri quassù. La produzione di aghi di cedro che sono caduti qua è veramente tanta che non riuscite neanche a camminarci scalzo su questo tappeto perché vi pungete. Quindi quello che vado a fare oggi, tramite l'utilizzo di un arieggiatore a molle, è togliere l'eccesso di questi aghi che stanno soffocando il tappeto erboso, e ne approfitto anche per fare una risemina. Anche se non c'è bisogno in realtà, perché basterà una concimazione per farlo diciamo rivivere bene, e niente, gliela faccio perché comunque ci sono alcuni punti dove è diradato, perché questi alberi più stanno crescendo e più si stanno ciucciando l'acqua. Infatti qua ho notato negli ultimi anni che l'acqua che io davo prima, quando erano più piccoli, non basta più, ma se la stanno bevendo quasi tutta loro, quindi il prato un po' ne sta risentendo, e per tenerlo un po' in forma, oltre a aumentare un po' l'acqua, comunque andrò anche a riseminarlo per renderlo ancora più fitto, anche perché poi in ombra è molto difficile tenere un prato erboso e nonostante tutto è molto bello, quindi andrò anche a fare una risemina, così andate a vedere poi come vado a farla. Non voglio perdermi in video dilungati facendovi vedere poi tutto il processo, perché lo trovate anche negli altri video. A disposizione arieggiatore a molle, rasa erba. Prima cosa che vado a fare è a tagliare il tappeto erboso. Primo aspetto importante, non vado a tagliarlo basso, lo vado a tagliare a 3 cm, in questo caso siamo a 5 cm, a basso, se è molto alto lo tagliate gradatamente fino ad arrivare ai 3 cm. Non c'è bisogno che lo andate a tagliare basso, perché comunque poi andate a rovinarlo ulteriormente. Quindi 3,5 cm vanno benissimo, l'arieggiatore lavora molto bene. Dopo aver rasato tutto, cosa andate a fare? Andate a utilizzare l'arieggiatore o il rastrello, quello che volete. L'importante è che andate a lavorare superficiale, non dovete scavare, quindi dobbiamo lavorare nella prima parte del terreno, quasi a sfiorarlo, in modo da togliere il feltro o comunque il residuo che è rimasto. Dopodiché raccogliamo tutto, aspiriamo tutto e procediamo con la semina. Per quanto riguarda la semina, poi andremo a vedere insomma successivamente che seme utilizzare e come fare. Dopodiché ci sarà anche la concimazione di spinta, visto che le temperature si sono un po' abbassate, possiamo procedere anche a concimare le nostre microterme con un concime azotato. Thank you.
che vado a fare adesso è passare l'arieggiatore. Oltretutto, un'altra cosa mi sono dimenticato di dirvi che spesso qua la notte ci sono volpi e anche dei ricci e vengono un po' a scavare qua nel prato. Ho trovato diversi buchi e controllando poi nelle telecamere ho visto che sono loro, quindi hanno un po' scavato qua e là. E niente, comunque poi andremo a tappare questi buchi con una risemina. Laddove avessimo anche dislivelli possiamo procedere poi ad una sabbiatura. Una cosa che io non farò oggi qua, non andrò a sabbiare, ma lascerò il seme che cada appunto nel terreno e basta. Non succede assolutamente nulla se non lo copro. Diciamo che sarebbe meglio coprirlo, però il terreno è abbastanza pianeggiante e con le irrigazioni verrà su bene lo stesso, anche senza sabbiare. Adesso andiamo a regolare l'arieggiatore, perché deve sfiorare il terreno, così è troppo. Quindi andiamo. La parte più noiosa è quella di raccogliere tutto il feltro. Prima lo ammucchio o comunque tutta la sostanza che ho tolto. Qua c'è anche erba viva, un po' aghi a non finire. Ammucchio il grosso e poi aspiro con il raserba. Eccoci qua, la parte più faticosa è questa, raccogliere. Allora, quello che vedete qua, l'80% sono aghi di cedro che hanno completamente soffocato il tappeto erboso. Quindi, se dovessi continuare a rastrellare, ne toglierei ancora perché ce n'è tanto, però ho lasciato lo spazio in modo che il seme possa nascere tranquillamente. Una domanda che mi fate spesso è: ma se adesso io semino, irrigo, poi cresce l'erba che c'è già? Non è un problema se cresce il prato. Ok, cresce il prato, germineranno anche le nuove sementi, 10 giorni, 15 giorni, non c'è problema. Possiamo anche, una volta germinato il prato, fare il taglio un po' alto, quindi andiamo a toccare soltanto il prato già esistente e non andiamo a danneggiare le piantine. Non succede nulla se aspettiamo. Possiamo aspettare anche un mese, non succede nulla. L'importante è che poi quando andiamo a tagliare, tagliamo gradatamente e rispettiamo sempre la regola di un terzo. Semina. Darò circa 40 grammi di seme per metro quadro. Utilizzerò lo stesso miscuglio, quindi festuca e poa. Volendo possiamo dare anche dell'oietto per accelerare e vedere subito il verde. Non fa nulla. Poi in zona ombreggiata è il top, festuca, poa e l'oietto va benissimo. Utilizzerò oltretutto anche della zeolite. Questa qua che già vi ho fatto vedere. Leonzeo Tarf di Tempo Verde, la utilizzo come una sorta di top dressing, se volete guardate anche il video dove parlo appunto di questa zeolite, è un ristrutturante del terreno, lo vado a mischiare anche in mezzo al seme, oppure lo posso dare anche prima di dare il seme, non c'è problema, o dopo, vedete voi. Questo non vado a fare il top dressing con la sabbia, ma vado a utilizzare la zeolite e leonardite che comunque miglioreranno la struttura di questo terreno che non è neanche più sabbioso, ma ormai con l'andare del tempo è proprio sta diventando una terra talmente nera dovuto poi alla decomposizione degli aghi di cedro, quindi ha cambiato completamente la struttura.
Niente, quindi procediamo con la semina. Mi raccomando, stesso miscuglio, in questo caso festuche americane scure. Non andiamo a utilizzare miscugli troppo chiari che poi magari potrebbero compromettere il colore, quindi diversità e disomogeneità del prato che già abbiamo. Una volta seminato, possiamo anche dare un concime di spinta. Questo è il growth di Tempo Verde, è un concime principalmente azotato, un 19,5-10, minerale a lenta cessione. Questo nutrirà il tappeto erboso già esistente, ma nutrirà anche le piantine che andranno a nascere. C'è oltretutto anche un po' di fosforo, quindi è un concime abbastanza completo e va più che bene. Possiamo utilizzarlo adesso per dare la spinta al tappeto erboso o anche un mese dopo la nascita delle nuove piantine. Io lo do adesso. Dosi 35-40 grammi a metro quadro sono più che sufficienti. Adesso non ci resta che o fare un top dressing se vogliamo per coprire il seme, quindi possiamo utilizzare un terriccio magari con più sabbia rispetto a terriccio oppure soltanto sabbia silicea, si stendono 2-3 mm in modo da coprire un po' il seme e basta. Volendo potete anche rullare se volete, non è necessario. E niente, irrigazione impostata la mattina, magari 2-3 volte, il terreno deve rimanere umido. Mai la sera, ve lo consiglio anche perché potremmo avere anche attacchi di pitium sulle giovani piantine e non solo. Quindi irrigazioni la mattina abbondanti e possiamo fare 3 volte anche per dirvi, vi faccio un esempio, le 7, le 11 e verso magari l'ora di punta mezzogiorno, contando che questa è una zona ombreggiata, quindi dovrebbero bastare anche 2, il terreno rimane abbastanza umido. E niente, non ci resta poi che aspettare e vedere il risultato. Farò un altro video in modo poi da farvi vedere il risultato che abbiamo ottenuto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, mi raccomando, attivate la campanella per le notifiche. Presto nuovi video, pagina Facebook, Instagram, Greenhouse Italia e vi aspetto con il prossimo video. Ciao!